stavo cercando un posto dove poterla ascoltare, però che non fosse uno studio di registrazione con tutta Sì, quell'impostazione professional. formale. Quindi sono venuto a parlare con Nico per un'altra cosa. Senti, ma qua, ma guardava, non girava. Ho visto sto divano, ho visto queste due casse, ho detto qua, mi Fatto sa che è perfetto. E quindi siccome comunque l'idea, devo dire, a tutte le persone a cui l'ho raccontata apposta. Sì, a incuriosisce. me mi ha raccontato, cioè devo parlare di altro, ma ha raccontato solo questo. Ricordate quando abbiamo parlato la prima volta, il dubbio era proprio se potesse mai uscire qualcosa di ascoltabile, non tanto se fosse bello o meno, cioè se avesse proprio senso il tipo di esperimento. Quindi già il fatto che siano venuti sette trattamenti belli in sé, è già l'unione della nostra, no? Della nostra storia. Questo è quest'unione all'ennesima potenza. Poi vi siete conosciuti e già mi sembra un valore ancora più grande. Olivia, Ciao, Lucila, ciao a tutti, Mocha, ciao. Brian, Ciao. Alessandro, Ruggero, Voi loro. A me la cosa sicuramente più bella che abbia mai fatto, come esperienza musicale, tu apri tante cose registrate in maniera diversa, proprio con modalità di livello del segnale, compressione usata, microfono dura, quindi anche attraverso il modo in cui sono state registrate entri nel mondo di quell'altra persona. Sappiamo, so, che i tuoi file sono molto diversi da quelli che arrivano da Bob, piuttosto che quelli che ha usato Ruggero, Brian e tutto il gruppo dei percussionisti, è un altro tipo di suono completamente diverso. Mocha, mocha, mocha. Basso. Basso. Ah, medio alto e alto. Siccome non ha ascoltato nessuno, cioè io e Alessandro, basta. Proprio perché mi piaceva che il primo ascolto lo facessimo insieme. Che stiamo insieme, questa è la cosa ci che sono dei momenti in particolare, sì, altri meno, ma è anche forse bello che ci fosse appunto questo, anche un po' di rissa. Cioè, bello, cioè, è bello, non è che di... si sente proprio una necessità di cioè c'è un aspetto proprio psichedelico continuo, capito? Poi è una sensazione post-apocalittica. Cioè, proprio l'impronta di essere una cosa teatrale. Una rissetta, una rissetta. Per esempio il pezzo del quartetto Dark and Flooded è fantastico. È un momento più dance violinato, però poi c'è il momento in cui ci sono le percussioni, cioè il momento in cui canta lei e loro e sotto ci sono loro, e quello è un momento in cui no, cioè proprio sono tre dei tre linguaggi più violenti che conosco, cioè comunque un solo di djembé sotto Marshall proprio e cioè, no, sono tre elementi che ti arrivano, sonorità che appartengono a immaginari completamente diversi, no?